Dirigiamoci immediatamente sul posto, ragazzi, immediatamente. Non perdiamo un secondo. Ecco, eccoli lì. Fermo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Mr. Jekyll e siamo tornati sull'SPDFR, non so che episodio sia, comunque, con i carabinieri. Invece di appuntato questa volta, ragazzi, mi avete chiesto la Giulietta, finalmente ve l'ho portata dopo tantissimo tempo, ragazzi, che non vi portavo l'SPDFR. Sono riuscito a riportarvelo. Ragazzi, ho avuto dei problemi per quanto riguarda la grafica, perché laggava, da oggi non vi dovrebbe dare problemi. E nulla, quindi direi di cominciare subito, sperando che questo episodio fini liscio. Oggi faremo un classicissimo video, quindi sostanzialmente controlli e anzi più chiamate che controlli. E adesso direi di chiederne proprio una. Magari mettiamo, fermiamoci qua. Perfetto, e la richiediamo. Abbiamo una rapina in corso. Ci andiamo di segno anche noi. Cerchiamo di dirigerci, come si dice, il prima possibile verso il luogo dell'intervento. Fermo. Ragazzi, nella prima parte del video non c'avevo il taser, quindi appunto, come vedete, utilizzo la pistola. Altrimenti avevo utilizzato il taser. Bravo collega. Fermo. Mettiti a terra. Dai. Ok, perfetto. Da. Arrestiamo il pedone, ragazzi. E siamo subito benissimo, direi. Allora, guarda qua, tutta piena di sangue questa cacchio di camicia, possiamo dire così, questa divisa. Va bene, allora, chiediamo un controllo del pedone. Ok, sono arrivati pure i colleghi. Lo potete andare. Ah, non so come si chiama, è Izzard di cognome. Ok, allora. Mi sa che devo multare e mettergli un sacco di cose. Comunque, eccolo qui. Chiama il rapporto di arresto per rapina. Dove sta? Rapina a mano armata. Crimini violenti, aggressione, io direi aggressione ufficiale, assalto ufficiale di polizia, anzi no, aggressione su un ufficiale di polizia, comunque ragazzi ci stava sparando. E direi basta poi. Quindi inviamo l'accusa, vediamo un pochino cosa ci dice. Ok, 10 anni in prigione, multato per $15,000, va bene. Gli chiediamo i colleghi per quanto riguarda il trasporto, che si sono andati a girare, credo. Sì, ora vengono qui. Ok, sì, stanno arrivando, ragazzi, stanno arrivando. Vediamo un po'. Eccoli, da bravo, perfetto, sono loro. Ci hanno messo un po' più di tempo, però comunque eccoli qui. Collega, noi ce ne possiamo andare, comunque sono i colleghi della polizia, sono arrivati, quindi noi ce ne possiamo, ripeto, ce ne possiamo andare. Allora! Ok, manovra mezzo illegale. Cioè andiamo per di qua. Ah, richiediamo il coroner per questa persona qua. Visto che già ci siamo, lo facciamo un attimo. Senza neanche che aspettiamo, ragazzi, quando comunque non è che si vede chi deve essere soccorso, insomma. Quindi, richiediamo. Diciamo al nostro collega di salire. Richiediamo un'altra chiamata, ragazzi, un pochino. Un'intossicazione pubblica, no, madonna. Ci andiamo lampeggianti e vediamo un pochino di cosa si tratta. Qui ragazzi invece mi ha crashato GTA, quindi sostanzialmente quella chiamata lì non l'ho fatta, cioè volevo richiedere una chiamata, non l'ho fatta più e quindi adesso continuiamo questo episodio così. Cioè comunque c'è stato questo piccolo timelapse perché praticamente appunto mi è crashato GTA. Perfetto ragazzi, risistemato tutto, direi che possiamo ricominciare ora. Collega salga. Ok. Richiediamo un'altra chiamata, ragazzi, un po'. Rapina, no. Violenza domestica, ragazzi. Dirigiamoci immediatamente sul posto, ragazzi. Immediatamente. Non perdiamo un secondo.
Fate spazio, fate spazio, cavolo. Veloce. Ecco lì. Fermo. Non ti muovere. Fermo. Fermo. Adesso sto qua a sparare, ecco perché gli sparo San Beltise. Fermo. Oh, vuoi che uso l'arma vera? E mi metto l'arma vera. Fermo. 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 Oddio, non lo vuole capire. Richiediamo l'ambulanza, ma non credo che riuscirà a fare molto. Quindi, richiediamola. Signorina, mi dica. Vabbè, sì, qui ragazzi non vi sto traducendo assolutamente nulla. Va bene, signorina, lei può andare. La dimetto. Qui sta arrivando i colleghi, perfetto. Stanno arrivando i pompieri. La situazione è under control, quindi è sotto controllo. Purtroppo ragazzi ci abbiamo deceduto, ma continuava a sparare e non so che cavolo dovevo fare più. E i colleghi, muovetevi però. È lì, colleghi, è qui. Oh, ma scusi. Ah, un attimo, una cosa la ho. Scusi, collega. Vediamo un po' cosa riescono a fare. Comunque, aspettiamo qui, ragazzi. Tanto. Ci abbiamo avuto l'episodio per fare chiamata. Aspettiamo un attimo qui, vediamo un po' cosa riescono==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 
Ok, ci ha fallito, quindi vediamo un corner. No, che qui non me lo fa ancora richiedere. Collego, collega, andatevene voi per cortesia. Ok, vediamo il corner. E se la vedranno loro. Quindi collega, noi ce ne possiamo tranquillamente andare. Credo stia arrivando quello lì. Facciamo così, perfetto. Oh! E con le chi? Con calma. Andiamo. Perfetto ragazzi. Allora, conclusa questa chiamata, il nemico ho sempre detto che non lo voglio fare. E chiediamo un'altra rapina. Andiamo a fare quest'altra rapina. Centrale, ci portiamo sul posto, sulla località Strawberry, su questa rapina. È armato? No, ragazzi, non dovrebbe essere armato. Fermo! Fermo, fermo, dannazione santa. Ok, fermo. Perché scappavo con le mani in testa? Cioè, a sto punto metti a terra e stai fermo, no? Ok, l'altro rapinatore si trova in quella macchina arancione. Vediamo, ragazzi, se lo riusciamo ad andare a prendere. Proviamo. Collega, sali però velocemente. Vediamo se riusciamo a prendere quell'altro rapinatore. È veloce, veloce. Vediamo un po', proviamoci. Ci sono le sirene. Allora, si dirigeva in questa posizione, stava dirigendo. Vediamo un po'. Non è questa macchina. No, ok. Ragazzi, qui mi sa proprio che non ci sta, eh. Lui non mi sembrerebbe essere rapinatore. Va bene, ragazzi, fa niente. Facciamo l'ultima chiamata, direi.
Nota intossicazione pubblica? Nota. Alta rapina. No. Bulgari, vai, andiamoci. Andiamoci subito. Armarlo vista. Ok, centrale, ci dirigiamo sul posto. Via, via, via. 600 metri tattici, siamo quasi. Comunque ragazzi, io vi lo ripeterò ogni santo video, iscrivetevi al canale. Siamo ancora a 3.45, 3.44, scusatemi. Cacchio. Cioè, in proporzione alle visualizzazioni che faccio, ragazzi, siamo ancora troppo pochi. Ragazzi, vi dovete iscrivere. Non dico che io voglio il 100% di iscritti che guardano il mio video, ma almeno un 90%, un 85%. Comunque, eccoci qua. Prendiamo il taser e mettiamoci a controllare la zona. Mi scusi, lei cosa sta facendo? Per cortesia, si mette in ginocchio. Oh, sta con un'arma. Ok, l'ha gettata, perfetto. Era armato, ragazzi, era armato. Vai, resta nel pedone. Non si sa, ragazzi, cosa stava facendo. Stava vicino, come avete visto, stava vicino a una porta. Non si sa cosa stava facendo. Comunque, questo chi è? Matthew da Silva. Matthew da Silva, ok. Allora, da Silva, ok. Rapporto di arresto. Possesso di un'arma da fuoco. E dire basta. Quindi inviamo l'accusa. Vediamo un pochino cosa. Multato per 730 dollari e la libertà vigilata. Ok, perfetto. Noi ora, ragazzi, richiediamo un trasporto per lui. Comunque ora arriveranno i primi vigili del fuoco con l'ambulanza. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Un bel like, iscrizione e cammella come sempre. Qui l'appuntato dell'arma dei carabinieri con la Giulietta è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.